Vincenzo, perché abitavamo tutti nello stesso quartiere, mi portò un giorno a fare la comparsa. Abbiamo fatto la giornata, la sera vado per prendere i soldi, ma non mi hanno pagato. Perché invece di stare davanti alla macchina, stavo sempre a fianco alla macchina da presa. E da lì ho capito che il mio ruolo non era davanti, ma era dietro la macchina da presa. Devo dire grazie a Vincenzo, se mi trovo qui. Importante riguardo Vincenzo, anche io ci ho lavorato tantissimi anni fa quando venne a Torino, io sono di Torino, a girare la Coppa Internazionale, figuriamoci, proprio tantissimi anni fa, era una persona veramente deliziosa, carina, alla mano, piacevolissimo. Bene, detto questo, professore... Consegna il premio il direttore e giornalista TG Rai 1, signore e signori, Alberto Maccari. Buonasera, buonasera, grande direttore, direttore, vice direttore del TG1, direttore della TGR, grande giornalista, ma insomma ci dica qualcosa lei. Devo fare una confessione. Sì, lo mi avete detto tutti, esatto, amici arrivato. Io guardavo qualche film quando avevo tempo la sera. E alla fine i titoli di coda, regia, musica, eccetera, il direttore della fotografia, dico la verità, non mi interessava. Poi un giorno dovremmo rimettere a posto la scenografia del TG1 per fare uno studio nuovo, abbiamo messo a posto tutto, abbiamo preso un bravo conduttore, un regista, non ci piaceva. Siamo stati 2 giorni di fronte a questo studio e non piaceva a nessuno. Ma dice, chiamiamo un attimo il direttore della fotografia. Io sempre scettico, chiamiamo. Arriva questa persona, mette a posto le luci, scambia un momentino la sedia, rimette a posto un'ombra. Adesso non vi sto a spiegare. Insomma, lo studio era trasformato. Da quel giorno ho capito che il direttore della fotografia... Conta nel cuore! Veramente noi siamo i collaboratori del regista, innanzitutto della storia, perché se non c'è una storia un film non vale nulla. Noi siamo gli esecutori delle idee del regista, cerchiamo di portare a termine quello che vuole il regista, ma come noi ci sono anche tutti gli altri della troupe, tutte le persone che sono dietro la macchina da presa, macchinisti, operatori, costumisti, tutti. Perciò il film è fatto da un gruppo di persone, non da una sola. Però c'è un capitano, il capitano è il regista e c'è la storia.